Bene, cari amici, siamo subito ancora in diretta, in onda qui su Radio Science. Qui a fianco a me ho due belle donzelle, due giovani anche artiste, che appunto abbiamo visto esibirsi poc'anzi qui vicino alla piazza principale appunto di Faenza, qui al Made di Faenza, sempre in diretta. E lo dico, 14:51, abbiamo lasciato prima Biagio e ci siete voi, che loro sono appunto Valeria e Alma, la mia sinistra, e il loro gruppo, diciamo così, questo duo acustico, artistico, musicale, ha un titolo, ha un nome veramente, poi mi spiegate perché, carino, che è divertente, che è Il Periodo Ipocondriaco. Bene, Valeria, visto che hai in mano tu il microfono ed è appunto acceso, sì, esatto, brava, ci vuoi raccontare, banale domanda iniziale anche per curiosità, per quanto riguarda i nostri web radio ascoltatori e web tv spettatori, come mai un titolo così particolare? Allora, un nome particolare. Al duo, sì. Periodo ipocondriaco nasce fondamentalmente dal fatto che io e Alma, che sì, abbiamo iniziato a suonare più o meno a 17-18 anni insieme, adesso quanto avete? Scusate. Io 24. Pensavo più giovani, quindi complimenti, volevo dire l'altro ieri. Sì, abbiamo iniziato a 17 anni, ho detto vai, ieri allora. No, bravi, complimenti. Niente, eravamo accomunate da questo fatto di essere ipocondriache entrambe. E quindi abbiamo iniziato a scrivere dei testi che si basassero un po' sulle sensazioni che provano degli ipocondriaci più o meno. E, però, cioè, col tempo in realtà questa cosa è andata un po' scemando, però... Esatto, a lei è passata, a me non tanto. È normale. No, scherzo. E quindi sì, poi il titolo, cioè il nome è rimasto, però chiaro, parte tutto da questa cosa, insomma. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Sì, il microfono ce l'ha Valeria, ma anche Alma può prenderlo o ti cedo il mio, non è un problema. No, pienamente sì, d'accordo, è vero, è nata così. Io adesso mi sento meno ipocondriaca, però periodo ipocondriaco... È comunque un periodo della vita nostra abbastanza... Cioè, sono uscita dal tunnel, sono... Sì. Ho si visto può dire la luce, così, no dai, può... scherziamo. Qualche ci scherziamo, cosa rimane, però comunque bene o male. Qualche strascico rimane, però stiamo scherzando, ci scherziamo sì, sopra sì, ovviamente, certo, però. Allora, io vi ho visto esibirvi prima ed è molto interessante anche vedere questa esibizione di, con le due voci, sì, questi giochi che fate... incastandovi anche naturalmente una canta poi l'altra entra, mi sono piaciuti, ecco, diciamo questi anche queste armonizzazioni e armonie che fate insieme. Grazie. Figurati, no, anche con la chitarra che andava bella, con questi accordi non scontati, però un po' anche tristi. Sì, vabbè, un po' tristi. Fa parte del periodo ipocondriaco. Vabbè, giustamente, certo, sì, certo. E naturalmente è, scusate se lo definiamo un genere un po' vostro anche, già sentito, sì, sì, no, già, certo, già lo sconosciamo. Però anche i testi che ascoltavo in effetti esprimono questa, sì, questa forma di, diciamo, non disagio, però di... Più o meno. Sì, di personalità. Disagio lirico, ci avevano esatto, detto sì, un tempo. Esatto, e ci sta per sì, come sì, cantate. Quindi, naturalmente, domanda un po' scontata, l'abbiamo già detta, è intrinseca a quello che abbiamo detto, cioè come nascono poi le vostre canzoni? Attinte, immagino, dalla vostra personale esperienza, sì, no? Allora, innanzitutto sì, c'è da dire che sono scritte da ambedue. Ok. Quindi entrambe. Sì, entrambe scriviamo i testi prevalentemente. Poi c'è qualche canzone che magari ha portato una e l'altra l'ha portata l'altra e poi insieme abbiamo deciso come musicarle, però prevalentemente scriviamo, è proprio questa la cosa che importa a noi. Certo. Cioè scrivere anche insieme perché comunque ci teniamo molto al testo, ci teniamo molto a... di solito esprimiamo molto di pancia, sì, però siamo d'accordo sul tipo di pancia, diciamo così. È la stessa pancia, un diciamo. Un po' gonfia sì, la birra, però. Ecco, però sì, giusto per stare sì, poi se vuoi, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, a posto. Ok, se no le passavo il microfono. Sì, perché sentivo appunto anche questa forma di disagio cantata e anche nell'armonizzazione, molto interessante. Sì. Quindi quando fate... componete insieme, quando andate poi a provare e a sviluppare la canzone, come la elaborate? Da dove parte l'ispirazione? Ovviamente da un'interiore esperienza, disagio, quello che è, però poi in fase di sviluppo come iniziate? Allora dipende, secondo me, sì, poi correggimi se sbaglio. Allora, alle volte magari iniziamo da un testo e poi... capiamo come musicarlo, nel senso che magari fa qualche accordo, fa qualche nota, capiamo bene questa, secondo quello che vogliamo dire, sta bene con il testo e quindi partiamo un po' da lì. Altre volte è successo di avere anche già magari degli accordi che ci hanno spinto a scrivere sopra perché ho ci capito, stimolavano magari un
tipo di processo certo. creativo sul testo. Sì, quindi entrambe le cose sì. contestualmente a come o dal testo. Sì, 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 sì esatto, quello sì, nascono sì. insieme, cioè c'è comunque chiaro. Si accompagnano, sì. diciamo così. Anche perché onestamente, come diciamo e dico sempre, non c'è una regola vera e propria, ognuno ha un suo stile e spesso si parte dove si va meglio. Verissimo. Esatto. Quali tra gli artisti, visto che siamo appunto al MEI, emergenti, e lasciamo Valeria finalmente sì. così facciamo rispondere Vai, a lei, vado. Anche perché mi pare che Alma lasci la patata bollente sentendo già, intuendo la domanda dove va a parare. Siamo al MEI ovviamente per etichette indipendenti, artisti emergenti, e voi invece, quali di quegli artisti che non so, nella vostra infanzia, giovani, donzelle, vi hanno un po' influenzato e caratterizzato anche il vostro genere? Vi piacciono e da cui attingete? Quali sono? Allora, penso uno che abbiamo in comune assolutamente, gli After Hours. Ok. Sì, ok. Sì. Poi adesso in realtà cioè, abbiamo dei gusti anche un po' differenti. Per esempio, a me piace molto Margherita Vicario. Sì. Poi... stai guardando qua? No, io guardo in camera, no? Ah. Io dico anche Carmen Consoli. Ah, okay, sì. Esatto, Carmen Consoli. È vero, ho sentito anche qualche influenza, se posso permettermi, nella mia piccola... Assolutamente Maria Antonietta. Sì. Ok. Maria Antonietta ci ha salvate da questa vita. Da questo momento? Sì, sì. No, sì. Secondo me da lei abbiamo preso tanto, cioè a noi piace molto. Anche perché poi io proprio un indipendente un po' diversa da quelli che si sentono anche adesso, che non so neanche se si possono più chiamare sì. tanto indipendenti. Vabbè. E non mi viene in mente nessun altro di importantissimo. Vabbè, chiaro, in questo momento magari al momento non ti viene in mente. Però più, sì. cioè, per me è fondamentali Margherita Vicario sì. e Levante, sì, Levante sì. però non è più tanto indipendente. Ah, Daniele Celone assolutamente. Ah, ok. E boh, per quanto mi riguarda anche Bianco. Ok. Diciamo quelli che un po' sì. da cui diciamo traete un po' spunto, ecco, per non dire vi influenzano o da cui copiate, che è brutto, però è inevitabile. Da chi diciamo poi si ascolta si trae un po'. Diciamo che a noi sì. piace tanto ascoltare la musica, sì. quindi comunque andiamo sempre molto ai concerti. Aspetta che non si sente, esatto. No, dicevo scusa, sì. che a noi piace. Ascoltavamo Beati, mi trastullavo tra le sue belle parole, ma non sentivate voi. No, dicevo che a noi piace tanto sì. ascoltare la musica, quindi sì. andiamo spesso a sentire concerti live. Bene. E questo comunque ci fa anche ogni tanto avere qualche illuminazione. Su... Certo. Tanto è utile anche per avere un raffronto con gli altri, certo. oltre che a capire e attingere. Prego di pure Valeria. Sì. Un altro gruppo sì. che per Alma soprattutto è importante è la rappresentante di lista. Ah, ok. Che bene. All'ultimo concerto in cui sono andata, io mi sono ispirata tantissimo e mi è venuta voglia di scrivere una nuova canzone, per esempio. Dai, bene. Ah sì, sì, questa è una cosa che capita. Noi sentiamo i concerti e poi magari la sera stessa abbiamo voglia di produrre un po'. Eh beh, chiaro, perché magari ti carica anche sì, no, sì, a volte. Sì. E sì. ricordiamo che non l'abbiamo ancora detto, anche per farvi pubblicità e darvi spazio, come Radio Science fa sempre egregiamente, i vostri contatti e soprattutto per gli amici che sono nel web, dove possono venirvi a trovare e a vedere con le vostre canzoni nella vostra pagina, immagino Facebook. Ok, okay. Allora abbiamo una pagina Facebook sì. Periodo Ipocondriaco, abbiamo sì. qualche canzone caricata su YouTube sì. e poi basta. Okay. Però al momento non abbiamo concerti in vista, se non uno il 25 novembre a Milano, okay. che però non abbiamo ancora pubblicato su internet, ma lo faremo presto. Bene, quindi il periodo ipocondriaco vi trovano comunque esatto. tra YouTube e pagina Facebook. Nel frattempo quindi... stiamo cercando di scrivere nuove canzoni, perché a certo. Como ormai ci conoscono da troppi anni, dobbiamo un po' aggiornarci. Il repertorio, giustamente. Sì, esatto. Voi di dove siete, tra l'altro? Di Como, e lei ah, di sì, Cantù. Ma... Sì, sì, sì. Sì, esatto. Non l'abbiamo detto a loro, ma me l'avevano esatto. detto, quindi, esatto. E voi dovete esibirvi ancora qui al MEI? No, tra adesso poco? Basta. Ok, avete fatto lo spazio esatto. spaghetti... Sì, poi ci offrono un po' di tempo per... Se poi ci offrono qualche... Ok, quindi vi lasciamo andare con i vostri mille. Giri qui, sono le tre, quindi inizia il MEI, perché ufficialmente è già partito anche da stamattina con qualcosa, ma ricordiamo anche agli amici che sono da casa che dalle ore 15, dalle 3 adesso, comincia tutto il clou con la Piazza del Popolo, con le varie situazioni, fino alle 8 di questa sera, ed è una bella occasione per scambi, penso che ispirazione qua ne troverete parecchia, la vero? Voglia. La voglia sì. Allora cari amici di Radio Science, noi vi lasciamo qui, il vostro Gianluca vi dà un caloroso saluto per rivederci tra poco con altri artisti, sempre su www.radioscience.it, seguiteci in diretta dal MEI di Faenza, oggi 1 ottobre 2017, vi abbiamo salutato con queste splendide donzelle con il periodo ipocondriaco. Da ciao. Radio Science, a dopo, ciao!